Io vorrei portare all'attenzione dell'Aula una circostanza che non saprei come qualificare, ma di cui sono rimasto abbondantemente basito. Negli scorsi giorni mi trovavo per le elezioni comunali a Città di Castello e mentre stavo partendo mi è stata recapitata una lettera che ritengo necessario trasformare in interrogazione per capire se il contenuto della stessa abbia corrispondenza o meno. Perché, Presidente, come potrà apprendere dal contenuto stesso, ci sono dei profili quantomeno inquietanti. Sono un lavoratore della Sogepu. In questi giorni c'è la campagna elettorale e i lavoratori interinali della Sogepu sono stati riuniti e si sono presentati il presidente Cristian Goracci insieme a Luca Secondi, assessore all'ambiente. Ai lavoratori hanno detto che sarebbero stati assunti dopo le elezioni, ma dovevano dare il voto all'assessore, loro e le loro famiglie. Abbiamo avvertito i sindacati che hanno chiamato il comune, ma nessuno ha detto niente. Li hanno avvertiti che se non sarebbe stato eletto Luca Secondi non ci sarebbero state le assunzioni. Verificate se quello che dico è vero. Chiedetelo pure ai lavoratori e ai sindacati della Sogepu per vedere se è vero. Questa gente non deve essere votata perché specula sulla povera gente con i nostri soldi. Promettono un posto di lavoro per i voti. Vi chiediamo di controllare, ma fate qualcosa. Io, Presidente, ritengo che questo sia un fatto necessariamente da verificare. Anticipo quindi una interrogazione al Ministero degli Interni affinché sia verificata la gestione della società partecipata dal Comune di Città di Castello Sogepu e necessariamente anche seguirà un esposto, perché chiaramente sono fatti che, se dovessero essere verificati e confermati nella loro radice, sarebbero di una gravità assoluta.